Quella del 28 ottobre al Teatro Flaiano di Pescara sarà una giornata ricca con magistrati, testimoni, scrittori, uomini del mondo della cultura e giornalisti che ricorderanno e parleranno di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e di tutti quei magistrati e uomini delle forze dell'ordine sostenitori della legalità, esempi della lotta contro Cosa Nostra e contro qualunque forma di ingiustizia. Sarà insomma un felice momento per riflettere sul fatto che la legalità è innanzitutto un luogo della coscienza collettiva. Non a caso anche quest'anno il premio nazionale Paolo Borsellino, giunto alla 30ª edizione, coinvolgerà le scuole superiori del territorio per ricordare che educare alla cultura delle regole e al senso di appartenenza alla comunità è tra i compiti affidati alla scuola. Oggi in prefettura c'è stata la presentazione dell'evento del 28 che Rete 8 trasmetterà integralmente in diretta televisiva a partire dalle 10. Quattro le sezioni dei premi: legalità, cultura, educazione alla legalità e giornalismo. Tra i premiati anche il direttore della nostra emittente Carmine Perantuono. A presiedere il premio sarà il prefetto Luigi Savina, che ascoltiamo. Savina, quando si rinnova l'appuntamento con questo premio, possiamo dire che si rinnova anche il fresco profumo della libertà? Assolutamente sì, è quello, il premio viene svolto alla presenza delle scolaresche, quindi portare a contatto degli studenti personalità che loro hanno visto sui libri di storia o hanno visto, vedono sulla stampa quotidiana o sulle TV, metterli a contatto per ricordare a tutti il fresco profumo di libertà, come diceva Paolo Borsellino, e non invece il puzzo del compromesso. Il discorso sulla legalità è un discorso ampio, non è un discorso che viene rinviato al futuro, è un discorso che ciascuno di noi può fare nel quotidiano, semplicemente rispettando le regole, da come si interfaccia con gli altri, a come ci si comporta in auto, al pagare le tasse anche se sono ingiuste e poi magari a fare ricorso. Legalità è questo, è il rifiuto assoluto di violare la legge, perché poi se uno inizia a violare la legge per fesserie, sgretola, inizia, partecipa a sgretolare un muro, quindi dalle piccole cose alle grandi cose. Le piccole cose si possono fare, ciascuno di noi, giovani, meno giovani, lo possono fare in ogni momento della giornata. In quei 3-4 mesi terribili del 1992, come li ricorda? Sono state giornate terribili perché ho conosciuto già da qualche anno i magistrati, soprattutto Giovanni Falcone, che poi sarebbero stati colpiti dalla strage, loro e i poliziotti che li scortavano il 23 maggio e il 19 luglio. Però c'è stato un grande dolore, ma anche l'esempio di una città, Palermo, di una nazione intera che si è ritrovata avanti ai suoi poliziotti, e questo ti faceva sentire responsabile, e si è riusciti, come tutti sanno, hanno a dare da parte dei magistrati, della procura di Palermo, di quella di Caltanissetta, dalla procura di Roma, da quella di Firenze, a dare quelle risposte che hanno consentito di distruggere quella Cosa Nostra che tutti conoscevamo, che identificavamo nel capo Totorina. Anche quest'anno il premio nasce in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati, a cui si aggiunge la collaborazione con Legambiente. Garante del premio è il nuovo procuratore nazionale antimafia, il dottor Giovanni Melillo. Ben 14 le scuole in presenza. 2 giorni prima della cerimonia di premiazione, il 26 mattina, a Città Sant'Angelo ci sarà l'inaugurazione di un murales dedicato a Falcone e Borsellino. Sulla manifestazione sentiamo il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Il Comune è parte attiva rispetto a questa operazione di legalità che si svolge a Pescara, anzi che mette Pescara al centro dell'attenzione nazionale per quanto riguarda il tema della legalità. Questo è il 30º anniversario delle stragi, della morte di Falcone e Borsellino, e questo 30º anniversario deve essere da stimolo per tutti per capire che la legalità non è un giorno, la legalità è tutti i giorni, la legalità deve essere la nostra vita, deve essere il nostro pensiero e deve permearsi in tutte le nostre attività, perché la libertà, la legalità, la democrazia sono elementi che noi dobbiamo preservare e conservare in ogni momento, contrastando tutte le devianze che ci sono, come queste devianze sono state contrastate con la vita, purtroppo con la perdita della vita da parte di due eroi che sono Falcone e Borsellino e che a causa della morte, della loro morte, hanno fatto sì che ci fosse una forza del territorio che è venuta fuori e che poi ha generato tante iniziative legate alla legalità.
Graziano Fabrizi, ne approfittiamo perché lei è un docente, oltre che fa parte integrante del premio Borsellino. Ci saranno tanti ragazzi il 28, qual è l'insegnamento che lasciano persone come Paolo Borsellino, ma anche tanti altri magistrati caduti sotto i colpi di Cosa Nostra, ma anche tanti rappresentanti delle forze dell'ordine? Il premio Borsellino, unitamente alla figura del dottor Paolo Borsellino, pone una riflessione unica, quella che ciascuno di noi, compresi i ragazzi, devono fare il proprio dovere, ciascuno per il proprio segmento, partendo proprio dai banchi di scuola, dove la libertà è sancita per ciascuno e il diritto costituzionale allo studio prevede anche una responsabilità e un'etica verso una società civile e una nuova cultura della legalità. Gabriele Sperandio è presidente dell'associazione Falcone Borsellino. Visto che siamo alla 30ª edizione, credo che non deve essere stato difficile mettere insieme e allestire questa organizzazione, o no? Ce lo dica. Beh, in 30 anni sono tanti. Io sicuramente sono presidente dell'associazione Falcone Borsellino da un po' meno, vista l'età, però quello che insomma l'associazione fa ormai da tanti anni è quello appunto di sensibilizzare tutta la società civile, ma soprattutto i giovani ragazzi verso, come diceva il mio collega Graziano Fabrizi, soprattutto verso una nuova cultura della legalità. Certamente si auspichiamo tutti per una società migliore, ecco. Prima abbiamo intervistato un docente che insegna proprio qui in Abruzzo, saranno tanti ragazzi in presenza e questo è importante. Quest'anno c'è veramente la partecipazione di tantissime scuole, abbiamo aperto questo premio a tantissime scuole della provincia di Pescara e quindi del comune di Montesilvano. Molte scuole sono rimaste fuori, ma non per ragioni particolari, per una ragione di spazio.